c'ho un fermo. Qua sotto, così che l'acqua non potrà tornare. Aspettate un momento. Caldo. Di, non so. Possiamo dargli il pannello più caldo di... Siamo qua perché abbiamo tenuto un laboratorio di autocostruzione di pannelli solari termici con una ventina di persone del territorio che si sono iscritte a questo laboratorio. E abbiamo proposto quello che è la nostra attività da qualche anno di imparare a autocostruirsi un pannello per riscaldarsi l'acqua calda o aiutare il riscaldamento della casa. C'è tantissima gente molto interessata, però c'è anche tanta confusione sulle cose, anche la differenza tra un solare fotovoltaico e un solare termico, o spiegare che non è che uno che può scaldarsi la casa con col sole e basta, cioè comunque c'è molto da fare, però tantissimo interesse, anche tante persone che sono in ricerca da un bel po' di tempo. Bisogna distinguere tra le energie rinnovabili vere e quelle false, come per esempio quelle agricole, ma il cui utilizzo può provocare più danni di quelle fossili. Quelle non sono buone rinnovabili, sono pessime rinnovabili e bisogna stare molto attenti perché possono produrre danni molto superiori a quelli che dovrebbero andare a risolvere. Quindi, una volta fatta questa distinzione, esistono le rinnovabili buone e sono prevalentemente il solare. Solare termico, solare fotovoltaico, solare a concentrazione. Ho cominciato a dire che bisognerebbe fare parchi solari nel parco del Ticino per evitare la edificazione, la speculazione. Io ho avuto qualche brividino, non so, tu penso anche qualcosina di più. Noi abbiamo dei bellissimi boschi che non vengono curati da anni perché costa. Oggi quell'attività sarebbe un investimento occupazionale e produttivo, perché dai boschi si prende la risorsa originale per produrre del combustibile, per produrre energia, e non sono sicuramente impianti di incenerimento che invece sono dannosi. Bisognerebbe provare a riuscire a farle laddove c'è già una compromissione ambientale tale, esatto. Quindi autostrade, capannoni, alcuni margini urbani o comuni vuoti. Lui sta registrando. Il parco del Ticino è sicuramente una risorsa, è riserva della biosfera. Ci sono, ecco, c'è un consorzio Terre d'Acqua di aziende agrituristiche che stanno crescendo dal punto di vista anche economico. E magari se il comune di Bettegrasso investisse un po' di più in energie alternative e veramente rinnovabili in luogo di inceneritori, perché chiamiamoli con il nome vero, perché termovalorizzatori sono lo specchietto dell'allodole, ecco, quindi cioè, dipenderà molto da quale sarà la vocazione. Il caso di Bettegrasso è la Palissiano, cioè un comune che ha avuto una storia di tradizioni locali, di agricoltura, di commercio molto forte, molto interessante, anche di parziale e buona gestione del centro storico, di lotta contro i centri commerciali ad esempio, che però ha una raccolta differenziata risibile e che oggi si lancia all'avventura dell'inceneritore, contraddicendo una sensibilità diffusa, ma cavalcando anche in questo momento quello che sta succedendo nel napoletano. Noi siamo un paese che si attorciglia attorno al Naviglio, e il Naviglio è acqua che scorre ed è energia sprecata. Se non investiamo in questi due rami ci arriverà soltanto cemento e infrastrutture.
Certo, dobbiamo fare i conti con un'informazione che vende l'unico modo per poter sbarcare il lunario ai cittadini nella crescita oltre misura, e quindi bisogna fare di tutto, la grande Malpensa, le grandi infrastrutture, perché questo è poi il grande tema su cui ci dobbiamo confrontare. Tutto quello che viene percepito come qualcosa che sia contrario o comunque rispondente alla filosofia della corsa allo sviluppo in quanto tale, no? La crescita del PIL, al produrre rapidamente, subito, viene rifiutato. Questi sono questi, sì, del pannello, IVA compresa, 145 euro al metro quadro, a quello poi c'è da mettere il trasporto, e lì, sicuramente abbiamo un magazzino che è preso dalla finanziaria dell'anno scorso, è confermato questa, se tagli le entrate di 50 certificando lo sostituisce. Come dire, in una filosofia di capitalismo di rapina, la politica aveva abdicato al suo ruolo di regolatore, il solare con la rapina e col capitalismo di rapina non ha niente a che fare. Il vero obiettivo che ci poniamo è quello di coinvolgere tutte le industrie che sono sul nostro territorio comunale, alle quali abbiamo chiesto un sacrificio alcuni anni or sono. Abbiamo aumentato l'ICI di un punto sulle imprese per costruire la nuova scuola materna. Noi possiamo essere ottimisti, lo dimostrano i conti energia dal 2005 ad oggi, sono stati dei successi strepitosi. L'obiettivo che ci poniamo è quello di convincerle ad installare su tutti i loro tetti impianti fotovoltaici. Stiamo recuperando molto terreno rispetto per esempio appunto alla Germania e alla Spagna. Abbiamo ancora da fare tantissima strada e dobbiamo farlo a partire dalle piccole realtà, perché i piccoli comuni sono i primi a giocare la partita pro o contro il solare. Allora non costerebbe nulla mettere degli impianti fotovoltaici, per i quali loro non dovranno spendere una lira, perché farà tutto il comune insieme appunto con la ESCO. Ci daranno in comodato d'uso gratuito, se accetteranno questo accordo, il loro tetto, e noi produrremo energia pulita.